È un impegno che l'Ande ha assunto, più che di parlare della guerra, quanto di un percorso di pace, io lo vorrei definire, come un'iniziativa che parte, che interessa tutte le amiche agrigentine, non soltanto le amiche dell'Ande, e che ci vede questa sera riunite al Circolo Culturale Empedocleo con illustri relatori che già certamente avrete sentito, per avere degli aspetti più approfonditi rispetto a quello che ci vengono date dalle televisioni, che leggiamo sui giornali. Un percorso che continueremo durante il mese di aprile, che non vogliamo finire solo questa sera, in quanto il giorno 20 avremo un'altra iniziativa fortemente importante, appunto di un messaggio di pace che ci verrà dato da un'ambasciatrice di pace. Al di là delle argomentazioni storiche e delle problematiche che riguardano questa guerra, i rapporti fra l'Ucraina e la Russia e il continente europeo, si pone prepotente il tema dei rifugiati, di coloro i quali stanno fuggendo soprattutto dai territori dell'Ucraina orientale, asserragliandosi in Romania e in Polonia. Molte di queste persone, sollecitate dai tanti aiuti umanitari che giungono dall'Europa, si stanno spostando verso altri paesi. Molti sono giunti nel nord Italia, talvolta creando anche dei fenomeni di grande pressione su alcune città italiane, mi riferisco a Roma, a Napoli e a Milano, si è posta l'esigenza necessaria di poter decongestionare questi territori, potendo anche traslare alcuni ucraini in altre regioni italiane. Chi per scelta, chi attraverso dei corridoi umanitari, alcuni sono riusciti a giungere anche in Sicilia, e per mio personale tramite ne sono giunti nel territorio agrigentino circa 30. A questo si sono aggiunti dei fenomeni attraverso l'organizzazione di alcuni autobus che sono riusciti a trarre in salvo alcune altre persone che adesso sono allocate nei vari territori della nostra provincia, grazie ad una rete di sindaci che è riuscita a poter garantire l'accoglienza per queste persone. Sono piccolissime comunità che riescono ad integrarsi nel nostro territorio in attesa che la guerra possa cessare, facendo ritorno al loro paese, ovvero anche poter ripensare una vita differente nella nostra provincia, laddove invece questo conflitto possa durare anche oltre i termini di una previsione possibile. È importante parlare di Ucraina qui ad Agrigento per tanti motivi, perché è una città che sta ospitando molti rifugiati, è una città che anche prima della guerra aveva comunque una importante comunità al suo interno, e poi è giusto occuparsi non solo in tempo di guerra ma anche in tempo di pace, di geopolitica, e quindi mi è fatto molto piacere essere presente in questo convegno e poter presentare un po' la situazione attuale. Una situazione che vede un conflitto importante e vede purtroppo anche delle trattative politiche arenate, quindi il linguaggio delle armi purtroppo parlerà ancora a lungo, e questo non è, diciamo, in prospettiva un qualcosa di positivo. E ho parlato, diciamo, di un conflitto, ho presentato un conflitto che per certi versi è convenzionale, nel senso che è una guerra tra due stati, come prima, diciamo, come nel Novecento, ma al tempo stesso è anche una guerra che ha molte stranezze, una guerra che purtroppo, poi, come tutte le guerre, ha molte atrocità. Quando parliamo di radici profonde della guerra in Ucraina, dobbiamo riferirci sostanzialmente a due cose. Da una parte a quello, agli elementi endogeni di crisi, di legittimità dello Stato ucraino, che sono presenti fin dalla sua fondazione e anche molto prima. E quindi questo è un primo elemento che abbiamo valutato oggi. L'altro elemento invece è relativo alla politica estera russa, ai suoi movimenti di espansione, che sono molto spesso collegati alla creazione di zone di cuscinetto e fasce di sicurezza che la facciano sentire al sicuro rispetto a una storia di invasioni subite o comunque di torti che ritiene di aver subito, in particolare dall'Occidente. Tra i protagonisti di questa guerra sicuramente le fake news. Ogni giorno noi vediamo video, assistiamo a pronunciamenti, a racconti che non sappiamo se sono vere o se sono false. La macchina della disinformazione sta danneggiando anche il lavoro dei tanti inviati che rischiano quotidianamente la vita e che vogliono in qualche modo raccontare a noi che siamo seduti comodamente a casa la tragedia di una guerra che dopo 70 anni non immaginavamo. Il linguaggio è un linguaggio
che è cambiato notevolmente, ma è cambiato anche il modo di comunicare, la disintermediazione, il fatto che moltissime persone possono postare sui social determinate cose, sicuramente ci fa capire che è cambiato completamente lo scenario.